Si è conclusa l'avventura dei 300 salentini e dei giovani provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato alla 26esima giornata mondiale della gioventù a Madrid. Un'esperienza intensa che ha comportato molti sacrifici, ore di fila interminabili, lunghe marce, una notte da ghiaccio e per concludere un lungo viaggio di ritorno a più tappe tra voli di rientro e lunghe ore di pullman. La GMG ha visto quest'anno la partecipazione di oltre 2 milioni di giovani, uno e mezzo in più di quelli attesi. Una presenza che dimostra quanto, a dispetto di tutto, la religione cristiana sia ancora viva nel mondo e soprattutto nelle nuove generazioni. In particolare, la devozione verso Papa Benedetto XVI è forte, nonostante lo spirito del compianto beato Giovanni Paolo II aleggi su ogni GMG. Questo evento, infatti, è stato creato proprio da Karol Wojtyla nel 1985 e da allora si ripete con una cadenza di 2 o 3 anni in una città del mondo diversa. Da martedì 16, Madrid si è riempita di giovani provenienti da tutti i 5 continenti, che sventolando bandiere, cantando inni e veri e propri cori da stadio, si professano la gioventù del Papa. Non mancavano all'appello persino stati del mondo dove il cristianesimo è una delle religioni minori, come Arabia Saudita, Corea e molti altri stati. Grandi varietà anche di gruppi, dall'Azione Cattolica ai Neocatecumeni, dai Focolarini al Rinnovamento. Tutti hanno dedicato un giorno della GMG per un incontro comunitario. Tra questi è da ricordare il più simpatico, ovvero quello degli scout della GESCI, che in piazza Cajao si sono riuniti mercoledì 17, usando i social network Facebook e hanno dato vita ad un flash mob ballando una coreografia già preparata e agitando i loro fazzoletti colorati. La GMG è entrata nel vivo giovedì 18, con l'arrivo del Papa che ha presieduto la messa di accoglienza in piazza dei Cibeles, davanti a mezzo milione di persone che hanno occupato anche le vie circostanti. Venerdì è stata la volta della Via Crucis su Paseo de Recoleto, tra Plaza de Colón e Plaza de Cibeles, dove è stata portata la croce che il beato Giovanni Paolo II donò ai giovani in occasione della prima GMG. La Via Crucis si è svolta lungo 14 stazioni, realizzate interamente da altrettante diocesi spagnole. La GMG si è conclusa tra sabato e domenica sulla spianata di un aeroporto, in una zona chiamata Cuatro Vientos. Qui i giovani hanno partecipato alla veglia nella notte tra il sabato e la domenica, che è stata però guastata da un brutto temporale. I giovani, nonostante la tempesta, non si sono persi d'animo, hanno superato la notte fino al mattino successivo, dove hanno assistito alla messa d'invio presieduta da Papa Benedetto XVI, al cospetto anche del re e della regina di Spagna. Nonostante le polemiche e gli intoppi, questo evento di fama mondiale si è concluso senza conseguenze negative. Madrid è stata abbandonata dai pellegrini che ritornano nei paesi di provenienza. Anche i 300 salentini, in gruppi separati, sono potuti rientrare a casa e intanto l'attenzione già si sposta verso Rio de Janeiro, in Brasile, che sarà designata meta della prossima GMG nel 2013.